ci sarebbe niente di male. No, statevi lontano tutti e due. Statevi lontano tutti e due, io chiamo la polizia adesso. No, ho paura. Aiuto, aiuto. Allora, Patrizia Pellegrino. In confidenze pericolose. Non ve lo voglio raccontare lo spettacolo perché è troppo bello. Dovete venire a vederlo perché tra me e Pamela Villoresi, che è la mia psicologa, no? Ci saranno delle confidenze molto molto particolari, anche a volte pericolose, che faranno ridere e sorridere, ma anche pensare, perché io amo i testi che abbiano tutto dentro, passione, desiderio, segreti, e queste sono confidenze molto pericolose fra donne che vi piaceranno molto, piaceranno anche agli uomini naturalmente. Beh, le confidenze, perché io faccio il ruolo di un analista, quindi ricevo le confidenze di questa signora che è una cantante di karaoke. Però queste confidenze risultano poi essere molto inquietanti per la povera analista e quindi molto pericolose. È una commedia deliziosa di Daniela Morelli. Ne conosco tante tante che non so che mai di me, e chi è più brillante, sono tornato di tu me. A tu sei capita, come cavolo so fare, che a fatica gli attacchi di te. Svelare troppo, quello che ti posso dire è che questa donna, questa analista così sicura di sé, piena di risposte, invece finisce per imparare molto da una donna invece assolutamente più ingenua, più meno colta, più popolare, però riesce a dargli tanti insegnamenti di vita, molti equivoci, pericolosi, molto pericolosi. La confidenza pericolosa da darvi è che nonostante i miei 55 anni mi sento molto bimba dentro, voglio rimanere piccola. Hai presente l'amico di Hugh Grant? Come no, quello che girava sempre per case mutande. Ecco, è bene che tu sappia che Giovanni è anche senza? Ah, proprio senza? Vabbè, non mi scandalizzo, tanto voi uomini siete tutti uguali là sotto. Più o meno. L'altra confidenza pericolosa che voglio dirvi è che l'ho praticamente corteggiata quasi un anno e sono riuscita a ottenere il suo ingresso nel nostro gruppo, perché secondo me Pamela Villoresi è una delle più grandi attrici italiane. Non è pericolosa come confidenza, è vera, reale, è un'attrice straordinaria. Io sono molto orgogliosa di lavorare con lei perché sono certa, come confidenza detto tra me e voi, che crescerò moltissimo con lei, che lei mi aiuterà e diventerò ancora più brava. Questa operazione è stata voluta dalla collega Patrizia, che ha fatto di tutto per lavorare con me. Io sono molto felice, è molto bello quando una collega ti chiede così, e sono felice di tornare al Manzoni. E poi avevamo bisogno di un bravissimo attore per fare il marito e di un figlio per fare mio figlio, e quindi abbiamo approfittato della presenza in teatro di Blas Rocarei, e quindi con noi ci sarà Blas, il figlio, quindi abbiamo due Rocarei e siamo molto contenti. E la regia è di Diego Ruiz. Diego Ruiz è una splendida conferma, è stato il mio regista l'anno scorso, ci siamo divertiti moltissimo in Una moglie da rubare con Masciarelli, e l'ho rivoluto con me a tutti i costi perché è un regista fantastico. Ha un segreto, il segreto è l'arte di fare ridere, e non è da tutti. Peccato, perché vedi, se fossi in te, cioè se io fossi un uomo, insomma, ecco, lei è veramente, come dire, attraente, cioè lei ti mette addosso qualcosa, come lei definirlo. Non sei un uomo, non ti sforzare. L'appuntamento finale è uno spettacolo da non perdere perché è esilarante, è molto divertente, è pieno di colpi di scena, per questo mi sentite parlare poco della storia, ma soprattutto ha una compagnia perfetta, sui personaggi perfetta. Vi aspettiamo da fine novembre, l'ultima settimana di novembre, fino a metà dicembre, proprio prima di Natale, fino al 23, se più informato di me. Quindi fatevi questo regalo di Natale, perché avrete di cui discutere a Natale, perché sarà semplicemente leggero, profondo e meraviglioso. Vi adoro, vi aspetto, Patrizia Pellegrino.